Benissimo, la nostra città ci regala sempre scorci ed emozioni fantastiche, sempre ricche di tesori d'arte da scoprire e da ammirare. Io a McDonald's preferisco la pizza, va bene lo stesso. Non abbiamo tempo per chiacchierare. Ci richiede la linea Luca, che ha raggiunto gli uffici della nostra preside e ci illustrerà le tante attività che l'Istituto Comprensivo Caritatevole Italico progetta per i suoi studenti. A te la linea, Luca. Siamo qui con la preside dell'Istituto Caritatevole Italico, la professoressa Maria Minoli. Salve, preside. Buongiorno, come ti chiami? Luca Del Pesce. Luca, buongiorno Luca, sono un po' afona, quindi devi avere un po' di pazienza per la voce. Andiamo con la prima domanda. Ci racconti la sua idea di scuola e come si concretizza questa idea nelle tante attività della nostra scuola. La mia idea di scuola è una scuola dove i ragazzi, stando bene a scuola, acquisiscono una buona formazione. Quindi sono due requisiti che avere, che dovete venire volentieri a scuola, fare attività formative però che vi piacciono, quindi non vi creino del disamore verso lo studio, verso la scuola. Infatti cerchiamo di fare questo tipo di attività quando i mezzi ce lo consentono, perché per molte attività ci vogliono finanziamenti, per altri riusciamo a farle anche senza, e in questi anni abbiamo messo in atto molte cose che possono, nel nostro piano dell'offerta formativa, che possono portare a uno sviluppo della creatività degli allievi e anche della loro formazione. Abbiamo notato che gli interessi principali dei ragazzi sono sulle attività che riguardano l'informatica o anche le materie espressive, quindi molte delle attività, per esempio nei PON che voi state facendo, riguardano l'uso delle tecnologie, riguardano l'inglese, che poi è una richiesta delle famiglie, riguardano l'area espressiva. Infatti abbiamo fatto delle attività non tanto sul PON ma più sul POR, Scuola Viva, che è finanziato dalla Regione Campania, che sono di tipo espressivo, quindi laboratorio di riciclaggio, laboratorio teatrale e quant'altro. La didattica, però, il ruolo fondamentale è la didattica che si fa nelle classi, dove i ragazzi con un po' di studio ce lo devono mettere tutta affinché poi alle superiori possano avere degli ottimi risultati. Andiamo con la seconda domanda. In quali settori la scuola può ancora migliorare? Può ancora migliorare nella scuola primaria, nella struttura e nelle attrezzature, perché loro non hanno computer, pochissimi ne hanno poche LIM, quindi deve migliorare proprio sulle forniture che poi consentono di fare una didattica più innovativa. Nella scuola media può migliorare essenzialmente nel tipo di attività extracurricolare che si fanno, perché le attività curricolari sono anche ben disposte e anche intense. Le attività extracurricolari possiamo migliorare cercando di potenziare questi percorsi più graditi ai ragazzi, come percorsi di tipo tecnologico. Infatti l'anno prossimo avremo dei PON sulla robotica che interesseranno moltissimo ai ragazzi della scuola. Avremo degli altri progetti che saranno sempre sull'inglese, perché comunque è un requisito importante, e poi soprattutto anche attività di tipo sportivo in campo, però non nella scuola, quindi l'attività di rugby che ha avuto moltissimo successo quest'anno, soprattutto anche per l'inclusione di coloro che magari non si riuscivano ad esprimere bene nelle materie curricolari. Grazie, passiamo alla terza e ultima domanda. Quali raccomandazioni sentite dare agli studenti? La prima raccomandazione è di essere felici a scuola. Proprio devono venire qui e stare bene. E non sentire l'ansia dello studio, perché tutta la scuola deve essere predisposta perché loro possano superare bene le difficoltà scolastiche. L'altra raccomandazione è essere sempre presenti,
e, oltre ad essere sempre presenti, studiare con continuità, non eccessivamente, perché chi studia tutti i giorni quel giusto che deve studiare, allora non ha difficoltà poi. Ma chi invece si lascia indietro le cose non ce la fa poi a recuperare, quindi manca il requisito di felicità perché gli comincia a venire l'ansia. Scegliere soprattutto per il futuro il percorso più vicino alle proprie inclinazioni, non lasciarsi condizionare da nessuno per quelli che devono scegliere. Ecco, di raccomandazione, venire tutti i giorni a scuola, venire contenti a scuola e rispettarsi, chiaramente questo è indispensabile, e studiare con continuità, piccoli passi. Non è necessario studiare 100 pagine in un giorno, ma ogni giorno una pagina, alla fine 100 pagine si fanno comunque. Grazie, a noi tutti gli alunni vorremmo ringraziarla per tutte le opportunità che la scuola ci offre. Io invece vi ringrazio per come affrontate tutte queste attività con serietà. Mi piace vedervi, vedo all'opera, vi vedo felici nella scuola, vi vedo, quest'anno abbiamo fatto tante attività di tipo musicale, anche di tipo tecnologico, abbiamo già fatto diverse rappresentazioni finali, molti sono ancora all'opera, nel mese di giugno i bambini della scuola primaria stanno ancora terminando il percorso teatrale, ci sono anche i genitori che vengono nella scuola per un percorso con a loro dedicato, ecco, tante attività che veramente penso possiamo portare alla fine insieme bene tutti quanti. Bene, lasciamo la presenza al suo lavoro per presentare un reportage su un evento importante che ha avuto luogo a Napoli, nel centro storico a Piazza San Giovanni Maggiore, Van Gogh Experience, una mostra virtuale sul grande pittore. La nostra scuola vi ha partecipato. Vediamo il reportage. Sono Pasquale Graziano, oggi siamo nel centro storico di Napoli, precisamente a San Giovanni Maggiore, per visitare la mostra dedicata a Van Gogh, con le classi terza M e terza L. Ecco la prof. Criscolo che ci illustrerà i contenuti della mostra. Buongiorno a tutti. L'Immersive Experience interagisce con l'osservatore, lo prende per mano, lo invita ad entrare dentro un quadro di uno dei pittori più amati di tutti i tempi, Van Gogh. Il visitatore esplora il fascino di Vincent camminando all'interno dei suoi quadri grazie ad un innovativo sistema di proiezione 3D mapping. Con l'interno della Basilica rivoluzionato, con il montaggio di 8 grandi schermi che grazie a 16 proiettori video di altissima definizione rendono possibile l'impossibile fino a dare vita ai quadri e ancora con una colonna sonora che offre maggiore emotività al viaggio, si giunge all'immersione completa. Il visitatore vive e sperimenta, grazie anche all'utilizzo di visori auricolari da virtual reality, una giornata di Van Gogh, dall'alba al tramonto, nel corpo del pittore del villaggio di Al. In questa occasione
fondazione ha offerto 10 euro alla fondazione della chiesa di San Giovanni Maggiore per il restauro di un bellissimo organo di fine 800. Il restauro è già cominciato e la scuola comparirà nell'elenco dell'Albo d'Oro dei donatori. Ora passo nuovamente la parola al mio intervistatore. Grazie prof, linea allo studio. Ed eccoci di nuovo in studio, adesso vi faremo vedere come le classi terze si preparano allo studio dei grandi classici della letteratura italiana. Ed ecco che la nostra città ci stupisce ancora con atmosfera e luoghi del vero 11. Vediamo come è andato in questo servizio della nostra inviata Antonietta Principe. Hai sbagliato. Perché? Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. Il Parco Vergiliano a Piedigrotta, un parco di Napoli situato in salita della grotta, contiene le spoglie di Giacomo Leopardi e Virgilio. A lungo è stato di proprietà privata, poi nel 1976 è stato riaperto al pubblico. Nel parco troviamo la tomba di Virgilio e di Giacomo Leopardi, morto a Napoli e sepolto all'inizio nella chiesa di San Vitale Martire e poi spostato per iniziativa di Mussolini. Sei riuscito a trasmettermi cose che nessun altro scrittore era riuscito a trasmettere. Non credo di riuscire a spiegare la tua spiritualità bravura. Non credo di riuscire a spiegare la tua spiritualità bravura. Sarebbe come cercare un ago in un pagliaio. Ed essere davanti alla tua tomba, sapendo di non poter conoscere uno degli scrittori più grandi di sempre, mi provo una certa tristezza.